presentate brevemente il progetto? È il progetto che è stato finanziato da UPI, vede la provincia in prima linea nella lotta alla dispersione scolastica, questo che è un elemento che è stato valutato da UPI nazionale come una delle criticità post pandemia che riguarda in particolare i giovani, ma non solo, tutte le persone che sono anche in cerca di lavoro, perché questo progetto sarà rivolto alle scuole con attività di formazione dei docenti orientatori all'interno delle scuole, con presentazione di opportunità all'interno delle scuole per i ragazzi, con eventi che però svolti al di fuori delle scuole, in 4 eventi che si svolgeranno nell'ambito del territorio provinciale a Terni, Narni, Amelia ed Orvieto, consentiranno anche a tutti coloro che sono in cerca di lavoro di avere delle opportunità sia in termini formativi per chi si vuole rimettere in corsa, diciamo, perché magari vuole ampliare le proprie conoscenze e anche per chi è magari in cerca di lavoro e ha necessità magari anche di essere messo in contatto con le aziende, perché spesso questo problema di mancanza di incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro è uno dei problemi che attanaglia le persone che sono in cerca di lavoro. Quindi è per questo che abbiamo inteso coinvolgere in questo progetto come principale partner ARPAL, che è sicuramente in prima linea su queste tematiche. Ovviamente le scuole, che sono l'altro partner eccezionale, diciamo, di questa progettualità, e l'ITS Umbria Academy come ente di formazione post diploma e la Fondazione Giacomo Prodolini. Qual è la fascia di età interessata a questo progetto? Il progetto va dai 14 ai 35 anni, come dicevamo, per la parte più, diciamo, fino ai 18 con le attività all'interno della scuola, ma con questi 4 eventi sarà per lo più rivolta invece alle persone in cerca di lavoro, la fascia di più adulti. Quanto è importante il fenomeno della dispersione scolastica, professoressa? È un fenomeno in incremento assolutamente, proprio perché manca l'impegno sull'aspetto orientativo, che è fondamentale nel rapporto educativo con i giovani, e questo progetto intende proprio ribaltare la prospettiva dell'orientamento e quindi affrontare alla radice il problema della dispersione, perché non si pone come obiettivo di rappresentare l'orientamento solo appiattito su un ventaglio di opportunità che potrebbero interessare i ragazzi che intanto, diciamo, si formano e crescono in ambito scolastico, ma soprattutto consentire ai ragazzi stessi, ma anche agli adulti che li accompagnano dentro e fuori la scuola, di essere i veri orientatori, cioè coloro che gli fanno scoprire talenti, opportunità, modi di essere, peculiarità che appunto caratterizzano tutti e ciascuno. Grazie. Qual è il ruolo invece che svolgerà ARPAL, Fabio Narciso? ARPAL svolgerà il suo ruolo e le sue competenze tradizionali, quindi cercherà di accompagnare i ragazzi nell'orientamento, quello che definivamo l'orientamento terzo, proprio per fargli capire quali sono i talenti che hanno a disposizione anche nelle famiglie e genitori, quindi accompagneranno famiglie e ragazzi in questa scelta dei percorsi, che sono percorsi di scelta universitaria o scolastica, ma anche percorsi professionali, e poi li metteranno in relazione con il mondo del lavoro. Anche questo è una cosa estremamente importante, perché le occasioni di incontrare il mondo del lavoro non sono mai abbastanza, quindi il confronto con il mondo del lavoro, con i fabbisogni del mondo del lavoro, e anche un accompagnamento che è capire come proporsi al mondo del lavoro, dove, con quali mezzi, e quindi come fare un buon curriculum, come sostenere un colloquio sia in video sia in presenza, quali sono i contratti maggiormente incentivati, una serie di indicazioni che fanno parte di un bagaglio importante di presentazione che i ragazzi devono avere per presentarsi al mondo del lavoro. È un progetto estremamente ambizioso, ringraziamo la provincia per averci dato questo tipo di opportunità, la professoressa, quindi il mondo scolastico che è a fianco a questo tipo di progetto, perché il
target d'utenza, quello dei giovani, è un target che dobbiamo attenzionare al meglio perché sono le nostre risorse migliori nel momento più produttivo e le dobbiamo mettere a leva per un territorio. Grazie. Grazie. Grazie a voi.